dirgli chi è. No, chi è? Questo è il sindacalista. No, sindacalista. Questo è il... È brutto, ma che brutto? È cattivo. Questo è il sindaco, quello che ci fa stare qua, che ci fa lavorare. Ah, sei tenno, carino e intelligente. Un applauso al sindaco. Tutti insieme, sindaco, sindaco. Sindaco, il micro. Il micro. Accoglienza all'insegna dell'allegria per l'inizio dell'anno scolastico all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco. Un ritorno alla normalità per gli studenti dopo 2 anni di pandemia. Una mattinata con il sorriso e senza mascherina per i piccoli alunni accolti nell'area degli ex Molini Marzoli. Erano presenti la dirigente scolastica Alessandra Tallarico e il sindaco Giovanni Palomba. Finalmente dopo 2 anni di pandemia oggi siamo riusciti ad organizzare questa accoglienza in segno dell'allegria. Io ringrazio per questo il nostro presidente, ma in particolare la docente Pasqualina Esposito della scuola primaria e Valeria D'Amato per la scuola dell'infanzia. Questa è la vostra giornata, mi rivolgo ai piccoli bambini. Quindi godetevi questa giornata insieme anche in compagnia delle vostre famiglie e non posso fare altro che augurarvi un buon anno scolastico a tutti, docenti, al personale scolastico. Allora inizia un nuovo anno scolastico senza la mascherina e questa è la cosa più importante, stiamo provando a tornare alla normalità. Io come nonno stamattina e come genitore ho messo un bel comunicato con i miei nipotini e vedo i vostri genitori, le vostre mamme ad accompagnarvi e questa è la cosa più bella, quindi l'augurio che adesso va ai nostri dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai genitori tutti, ai nonni che anche noi collaboriamo con voi, il nuovo anno scolastico che sia prima tutto di apprendimento ma nello stesso tempo di stare in compagnia come lo state facendo adesso. Sono ritornate tra i banchi di scuola oggi le classi prime dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Non è mancata l'animazione a cura dell'agenzia All Party.